Bella raga, siamo in un nuovo video di Mountain Bike Adventure e oggi siamo in compagnia di Andrea per fare Javello, raga. Oggi siamo più alti rispetto al sentiero Vulva perché appunto oggi andiamo a fare il sentiero Paline o Passerotto, comunque vi lascio il link in descrizione. E niente raga, volevamo fare anche l'ultimo sentiero, quindi il sentiero più alto di Javello, però abbiamo scoperto che è chiuso. È caduta una serie di tronchi, quindi non possiamo andare. Pertanto facciamo il appunto trail Paline o Passerotto e sentiero Vulva per l'ennesima volta. A proposito, a parte che io mi devo mettere i guanti, a proposito, stavo per partire senza un guanto. Ok, possiamo dire che ci siamo. Sei Andre? Vai, vabbè, si parte. Ora dobbiamo arrivare al sentiero Paline o Passerotto, non mi ricordo il nome. Un po' di riscaldamento così. Ok, ecco qua il sentiero. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba, ragazzi? No, ragazzi, comunque, la cosa io che cazzo non capisco è che quelli di Trailforce, o meglio, chi ha ideato questo, chi ha contrassegnato questo trail, lo ha messo in difficoltà verde. Ora sarà che io non sono esperto di questi trail, però cazzo, a me questo trail sembra abbastanza complicato, non vorrei dire, ma qua questo trail. Beh ragazzi, questo trail mi è sembrato abbastanza impegnativo perché appunto porco zio, è stato interessante. Ok, trail finito, ci stiamo dirigendo al trail Vulva e devo dire che quel sentiero che abbiamo fatto prima, diciamo che è uno dei sentieri più tecnici che ho fatto in tutta la mia carriera, perché che sto facendo appunto, perché è qua il sentiero, perché appunto è tecnico, a tratti anche pericoloso, ma cioè ho visto io prima di partire ho visto i video di trail e, cioè la persona che li faceva
li faceva a 2000. È bravo lui, cioè era un atleta di enduro, però cazzo dai. Vabbè, comunque, trail vulva. Occhio a Ferrari. Sinistra, piano anch'io. Aia, che bot. Raga, non l'ho visto il tronco. Oh, calmi, pazzo. Madonna ragazzi, oggi la situazione è un po' in questo modo. Qua. Vai, vieni. Porca puttana. Cazzo sto andando? Il trail è qua.
sotto i sassi qua, occhio. Ok ragazzi, ora direi che posso anche parlare perché il pezzo brutto, ho sorpassato. Quindi vi stavo dicendo che questo trail è veramente una cosa spettacolare. E sì, è veramente una cosa spettacolare perché sta a regalare quelle emozioni che le trail comunissime non ti danno, appunto. E quindi finisce anche qua questo trail. Quindi ragazzi, nel mentre che aspettiamo Andre e con il bacino idrico di Montemurlo, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordo di lasciare like, condividere il video con tutti i vostri amici e soprattutto di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. E niente ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima, bella raga.